non in questo momento. E mi auguro di avere prima possibile tutti gli elementi a disposizione per poter esprimere tutto il potenziale che questa squadra può esprimere. Ecco. Mister, le condizioni di Magri, Recchia, Uomo, tutti i giocatori che che oggi sono stati fuori? Sì, allora, Uomo purtroppo ha avuto un virus intestinale ieri, prima della rifinitura, e non riusciva proprio neanche a stare in piedi, e quindi abbiamo preferito non portarlo. E Magri, Mincica avevano dei problemi muscolari che purtroppo abbiamo dovuto gestire, e quindi Recchia abbiamo fatto una scelta di portare il 2004 per una sicurezza, il portiere 2004 per il discorso delle turnazioni. Il ragazzo ha bisogno di giocare, che ha giocato poco, l'abbiamo mandato a giocare con la Juniores per averlo pronto magari un po' più avanti. E quindi anche Ambro si è ripreso, praticamente è rientrato col gruppo giovedì. E quindi adesso spero che da settimana prossima riusciamo a avere tutti, a parte quelli storici, Giacomarlo e Calel, per poter lavorare ancora su sta squadra e, come ho detto prima, tirare fuori il massimo potenziale. Mister, per quanto riguarda i campi da lei effettuati, forse non era meglio inserire prima Mancino e poi Mincica, viste le condizioni dei due giocatori, perché Mincica ci è apparso un po', diciamo, non in una condizione ottimale, mentre Mancino, diciamo, un po' più colpiglio, giusto? Sì, diciamo che è stata solo una questione di caratteristiche. Era previsto un ingresso, diciamo, cioè prima di Mancino, perché avevamo impostato la partita con una squadra un po' più solida, più di gamba nel primo tempo, e poi magari mettere dentro giocatori di più qualità, come avete visto praticamente dopo aver subito il gol. Solo che avevo Chietti in non perfette condizioni. Poi pensate che c'è anche il discorso del 2004 da dover gestire, e quindi un cambio me lo devo lasciare un po' più in là. Questa volta ha toccato a Mancino, che è un giocatore che per me è fortissimo, e mi auguro di averlo, come dire, al massimo regime, soprattutto da un punto di vista di continuità, di rendimento, prima possibile. Ci dobbiamo lavorare. Sicuramente credo che lui possa essere un giocatore importante per questa squadra. Mister, quando siamo fuori casa le Sì. polemiche le lasciamo a qualche Sì. altra occasione, però una domanda c'è: Sì, si sì. trova meglio nel ruolo di direttore sportivo barra tecnico o di allenatore? Ma non mi sembra una domanda polemica questa, no, Perciò ho assolutamente. detto No, è le una polemiche considerazione. le lascio poi a No, parte. no, no. Io sono disposto ad accettare anche le polemiche, non è un problema. L'importante è che siano costruttive per il bene della squadra, per il bene della città, della piazza, della società. Quindi non è un problema. Quindi accetto anche le domande polemiche. Diciamo che io sono arrivato qua per un percorso. Ripeto sempre le stesse cose che vi ho detto e che sapete. È cosa a cui credo fermamente. Ci siamo trovati, come ben sapete, in una situazione oggettivamente difficile. Al di là della conduzione tecnica, anche da un punto di vista societario, ci sono state delle vicissitudini. Io personalmente credo in questa squadra, credo in questi ragazzi. Abbiamo per me grandi margini di miglioramento. C'era da fare una scelta se prendere un nuovo allenatore oppure metterci la faccia direttamente. Siccome sono legato moralmente anche a questa piazza, alla società, ai ragazzi soprattutto, e anche su richiesta logicamente della presidenza, ho preferito accettare questo ruolo, metterci la faccia in prima persona, come ho detto prima, e farò di tutto per tirare fuori il massimo da questi ragazzi, per portare avanti quello che ci eravamo detti all'inizio dell'anno, cioè una squadra che abbia un'identità, che abbia, come dire, uno spirito importante, che possa lottare come ha fatto oggi, partita su partita, e tirare fuori il massimo da ogni partita. Poi l'obiettivo lo vedremo, strada facendo, anche in relazione con quello che saremo bravi a fare in campo. Mister, senza nulla togliere a Barletto, che è una squadra fortissima, l'ha dimostrato non solo adesso ma anche in altre partite. Barletto, grande pressione, era una scena brava da attendere, ha sfruttato subito quell'occasione, ha messo la palla in rete. Probabilmente, forse siamo stati
meno cinici, se eravamo più cinici, forse qualcosina in più. Sì, tolgo il forse, credo che la chiave di lettura sia questa. Diciamo che il Barletta l'anno scorso ha vinto tutto, una squadra organizzata, una squadra che ci ha, come dire, trascorso lavoro dietro, in più ha messo dentro giocatori fortissimi, di esperienza, e quindi sicuramente magari in questo momento rispetto a, io sono entrato da 2 settimane, sono un po' più avanti di noi per alcuni concetti, però concordo con quello che hai detto, dovevamo essere più cinici, soprattutto nel secondo tempo nelle ripartenze, perché potevamo far male con gli spazi che l'avevamo preparato in questo modo, ci è mancata quella, però mi tengo stretto questo punto in un campo difficile, questo è un campionato difficilissimo dove tutti possono vincere con tutti e perdere con tutti. Noi dobbiamo essere bravi, come ho detto ai ragazzi, di prepararci ogni settimana al massimo delle potenzialità che abbiamo, arrivare nelle migliori condizioni psicofisiche la domenica e poi giocarci le nostre carte, perché ce l'abbiamo in ogni partita.